Stanchi di gustare sempre le stesse cose? Ti trovi nei paraggi? Tranquilli, c'è la soluzione. Ganci, in via Rocco Jemma numero 8, di fronte al Policlinico. Ganci, bar, cornetteria, gelateria, rosticceria, gastronomia e pasticceria. Inoltre, ti offriamo anche un servizio ai tavoli. Qualità, professionalità, serietà, con personale specializzato. Si accettano ordinazioni di pizza, sfincione e rosticceria mini. Vi ricordiamo che ci troviamo in via Rocco Jemma numero 8, di fronte al Policlinico, Palermo. Per contattarci non esitare a chiamare il numero 091 25 24 751. Da Ganci, quanto mangi spendi? Mangi bene e spendi poco. Qui da Ganci vi aspettiamo in tanti. Trasforma i tuoi sogni in realtà. Prenota subito i tuoi momenti speciali alla sala ricevimenti La Villa dei Desideri Ex Favorita. Matrimoni, compleanni, comunioni e qualsiasi evento, alla Villa dei Desideri diverranno per te e i tuoi cari momenti unici e indimenticabili. La magica accoglienza della location e i menù curati dallo chef Giuseppe Pace saranno la cornice ideale dei tuoi eventi. La Villa dei Desideri Ex Favorita, sala trattenimenti e servizio catering. A Bagheria, in Contrada Bella Cera 2, nei pressi di Santa Flavia. Per informazioni telefono 327 733 9225. La Villa dei Desideri, i tuoi. Trasforma i tuoi sogni in realtà. Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati? Il gelataio! Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Gelato artigianale senza aromi artificiali, da mangiare subito o da portare via. Gelato senza glutine, gelato ipocalorico, torte creative, frappè, waffle, crepe, semifreddi. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Il gelatiere. Dal 1987 a Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip. E adesso anche al chioschio in Piazza Indipendenza, a due passi da Porta Nuova. Giugno pazzo, dove? Da Esigenze e Mr. Big, specialista in trifolti uomo donna, fino alla taglia 90, 20, 30, 40 e 50%. Quindi non aspettate, noi ci troviamo a Palermo in via Vispo numero 4, 6, 8, 10, 12, 14, tutte le domeniche siamo aperti, vi aspetto numerosi come sempre, giugno pazzo e siamo noi!
Rissa Food. Veniteci a trovare in via Padre Rosario da Battanna, numero 18, Palermo. Vi ricordo che siamo anche su Radio Reporter tutti i giorni alle 11 e in replica alle 15. Seguiteci su Facebook e su Instagram. Per qualsiasi informazione chiamatelo 091 671 6892 oppure il 320 46 17 797. Buona giornata da Virginia e da Rissa Food. O sapeva e succese una tua volta. Torna a casa come si t'hanno battuto e dice sempre che è un errore e si caruto. Ma io te saccio e non è che sta verità. Ma che succede che non mi risponde? Chi t'ha fatto male? Come può parlare? Dimmi chi è stato, non ne avevo paura. A me è capitato, ma che un anno fa. Non puoi giurare.
Allora, signore e signori, buonasera e benvenuti a Cantare Libertà, programma ideato e prodotto da Barbara Cicala e Claudio Vitrano con la collaborazione di Samuel Cusimano. Facciamo un applauso. Un saluto alla signora Ina e al marito Matteo Cicala, che sono i nonni materni di Seri e Marica. E un saluto per mia moglie, ciao Giuse, i miei figli Maria e Giuseppe e mio genero Giuseppe. E inoltre poi mando un saluto a Domenico Pizzottando, amico mio di San Michele Arcangelo, e tutti gli amici di San Michele Arcangelo. E poi un saluto a tutti i nostri sponsor, coloro che ci permettono di realizzare questo bellissimo programma, e un saluto a tutto lo staff di TSB. Ancora un applauso. E allora, detto questo, io vado a presentare i miei tre fedelissimi collaboratori e collaboratrici, che sono Seri, Marica e Samuel. Buonasera. Come va, ragazze? Andiamo sempre a te, io, maestro. Per noi sei sempre il nostro maestro. No, ma io manco allievo sono. Ma quando mai? A salute sono a posto. Fino adesso sì. A me mi va a fare l'esame, mi hanno riscontrato un'allergia all'euro. Allergia all'euro, ogni volta che una che ti 50 una secchietta divento tutto tappe tappe, non la faccio giù. È bella la lira. Vabbè, come si dice, rompiamo il ghiaccio così. E allora ragazzi, io vorrei iniziare subito questo programma così, alla grande, come si dice, bando alle chance. Un attimo che io devo dare una bella notizia ai nostri ascoltatori, una bellissima notizia, che la signorina Seri ha superato l'esame Canoro. Sì, la prima fase. La prima fase, quindi facciamo un applauso a Seri. Grazie. Con grande orgoglio di mamma e papà. Che mi stava arrivando una Skype ante. Ah, lo posso dire pure io, tanto sono. Con tanto orgoglio anche di Samuel e dei nonni che vi seguono pure. Certo. Ok. Allora, io con permesso degli amici possiamo iniziare questo programma. Partiamo questa sera con Samuel. Se che ci fa ascoltare, Samuel. Allora, via da me e poi Chiara. Prima di iniziare subito, questa cosa non voglio ricordare. Vabbè, ce l'ho scritta per evitare di sbagliare. Quindi Chiara la vado a dedicare alla bisnonna del loro di Seri e di Marica, Anna Rosi. Esatto, la andiamo a salutare, ci associamo. Buonasera, ciao, nonna. E poi un saluto particolare a Chiara, che ha avuto un piccolo incidente, quindi per una auguriamo una prontissima guarigione. Che posso cugino. Allora, signori, Samuel. Come da un bel sogno, il mio cuore si risveglia dalla storia che è con te. Dentro un'illusione, la mia mente definiva unica ingenuamente. Troppo tempo sai, ho impiegato per guardare senza più vedere te. Può riapparire tra i miei sensi una volta ancora per ferirmi, no. Quanto è falso questo amore che fa scena col tuo cuore. L'ho già viste troppe volte in cinema. Io per te son di riserva, quella voglia di esperienza. Non ti basta aver strappato l'anima che pari non ha, soltanto se ti fa comodo. Per troppo tempo ho vissuto di te, via questa volta da me. E per un momento la ragione più non sento, vorrei correre da te.
dirti che ti amo forse ancora. Maledetta storia, pazza come te. Quanto è falso questo amore che fa scena col tuo cuore. L'ho già vista troppe volte un cinema. Io per te son di riserva, quella voglia di esperienza. Non ti basta aver scappato l'anima. Grazie, grazie.
Grazie, grazie. Bravo Samuel. E allora ragazzi, io volevo fare due saluti. Vai, io pure saluto la mia casa discografica, la Flash Music, al mio autore Mario Di Stefano, che abbiamo registrato 4 giorni fa il nuovo singolo, sì, fatto con Marica Reggaeton, Scegli Chiamare, quindi fra poco uscirà con il videoclip e tutte cose. Devi fare saluti, Claudio, sì. Marica. Io voglio salutare tutti gli ospiti dello Stato, tutti gli ammalati con un prestissimo ritorno a casa. Ci associamo a questi saluti. A Rosi, a tutti i miei zii, a tutti i miei cugini, e poi volevo mandare un saluto a Valentina Limandri da Trapani, a Cettina e a Isha. Ok, va bene. E allora, ho preso due saluti. Veloci, allora, veloci. Un bacio grosso a mia cugina Chiara, sì, con una pronta guarigione. Ti voglio tanto bene a te e tutta la tua famiglia. E andiamo a mandare un grosso bacio allo zio Trinca, che ci sta guardando da casa. A lui e a tutta la sua famiglia. Buonasera. E allora adesso è il turno di Marica, che sì, ci fa ascoltare due brani. Due brani molto conosciuti. Una è A Rumba le Scugnizze, La Città Pulcinella. Però noi questi due brani li dobbiamo dedicare, e mandiamo pure un saluto alla famiglia Salemi Ammirata, cioè i miei amici Salvo e Orsola, e alle figlie Federica, Marianna e Giuseppe. Federica, tra l'altro, è una mia fan, e le mando un bacione. Ciao Federica, un salutone alla tua famiglia. Ok, siamo pronti? Sì. Marica, please. Cate panne doi cariz, strette mare ma se friz, prove a cuzze tu sciapiz, come tante prelezze te ne scina schizze schizze fino a quando non scapizze che sta rumare scugnizzo spassate, capillo. Cate panne doi cariz, prove cu sette sciapiz, chiude sprile, chiude apiz, come tante prelezze te ne scina schizze schizze fino a quando non scapizze che sta rumbare scugnizzo spassate, capillo. Grazie. Grazie.
te casino amico, e sto porto per quartiere, a tuo sole non si vero, ma se vero è tutto riesco, e sarà pure il funestro, e capisci com'è bella la città con lo cinello, com'è bella, com'è bella la città con lo cinello, com'è bella, com'è bella la città con lo cinello. Mi dispiace sulla mente, che l'orgoglio che sta gente, se mortifico ogni giorno, poi una manica fa niente, che non tiene la coscienza, e non tiene il rispetto, come fanno a pigliare suono, quando è sera rintoglietto, 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 quando è sera rintoglietto, 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 quando è sera rintoglietto. Mo te porta a Magellino, sempre che non te ne affretto, verso 5 la mattina, quando traffico permette, che è permesso tutte cose, no perché te no dritta, ma perché sono sempre fatta, è soltanto per dispetto, per dispetto, per dispetto, è soltanto per dispetto, per dispetto, per dispetto, è soltanto per dispetto. Mi dispiace sulla mente, che l'orgoglio che sta gente, se mortifico ogni giorno e noi scemo ti mi sguardo, ma nessuno può fare niente, c'è tu camma caramello, com'è dolce, com'è bella la città con lo Chanel, com'è dolce, com'è bella la città con lo Chanel, com'è dolce, com'è bella la città con lo Chanel. Sempre Samuel, però vabbè. Signori, chiedo scusa, io gradirei un altro applauso per questa bravissima. Grazie. Bravissima ragazza, ma sei una ragazza, Marico. Se qualcuno ha notizie del mio amico Samuel, mi mandi un fax oppure un WhatsApp. Buonasera. I grandi si fanno attendere. Come se non fossi mai stato. Ok. Allora, signori, io vorrei mandare un saluto al mio amico Umberto e tutto il Corso Tucoro, e poi un saluto allo zio Danino e Franco, sono amici miei, Daniele, Alfredo e Andrea Cosimano. Ok, poi salutiamo altri amici. E allora, adesso dovrebbe essere il turno della signorina Seri. Beh, io volevo salutare a Totoro Angori Morreale. Io ho detto, voi siete i padroni di casa, no? Stavo scherzando. E allora... possiamo andare avanti con lo spettacolo? Sì, quando mi discettiamo è tutta colpa mia. Ok, signori, Seri Vitrano. Grazie.
se mi stringi più a te sei bello da far morire, una bolla d'amore scoppiata per me. Io non credevo alle favole, ma adesso con te la sto vivendo davvero, sei già dentro di me, tu sei il mio unico amore, sei perfetto per me, io voglio tutto di te. Grazie. Se fosse tutta colpa mia, non me lo perdonerei. Quante volte hai detto, il tempo non cancella nella mia stanza l'odore di noi, che non passa mai, che lentamente scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia, lascio un solco perfetto, ti sorrido distrutta. Sono pazza, lo ammetto, amore, 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 andiamo via. Chiudo gli occhi e non mi importa, ma tu portami via. Amore, 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 amore mio, ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via. Ancora, sì, forse è solo colpa mia, così non ci pensi più. Sono molto brava, sai, a rovinare tutto. Tu sei perfetto, non sbagli mai in tutto ciò che fai. Sei abile a nasconderti, ma non sai rinunciare a me. Come solo due sguardi sanno tenersi la mano. Basta un attimo solo. Cerco la calma vivendo la normalità, nei messaggi nascondo il bene che sento, riempio i polmoni, io so già. Noi due siamo diversi, ma come due pazzi, ci urliamo contro e poi passeremo la notte dicendo. Eccoci qua, qua andiamo al ritmo di Formula 1, sì. Ci sono cambiamenti in corso, ci chiama Recca, come tirare danno. Ascolta Mimmo, scusami se ti interrompo, dobbiamo mettere la bravura di Barbara Cicala. Abbiamo... Facciamo un applauso a lei e a Claudio Vitrano. E di Mario Rita, e di Mario Rita. E tutto lo staff di DSB. Signore, senza offesa per nessuno, abbiamo una produttrice doc. Come vuoi che sbaglia? Capo. Ancora un applauso per la signora Barbara. Vi garantisco con Barbara Cicala serietà e professionalità, questo senza ombra di dubbio. Io per questo lavoro volentieri con la signora Barbara. Ancora un applauso. Allora, signori, io avrei un saluto da fare al mio amico Totò Napoli e Ferdinando Napoli di Porta Sant'Agata. Un saluto a tutta Porta Sant'Agata. Io volevo salutare il mio
Ti saluto lo stesso. Non accavaliamo, facciamo un applauso e poi parliamo. Appo. Io voglio salutare il mio migliore amico Gianni, a sua mamma Maria, a sua nonna. A sua nonna? Non mi ricordo, sua nonna. Alla nonna. A sua nonna, a suo nonno, a suo papà e tutta la pizzeria Benny. Samuel. Io inizio. Ah, vai poi. Così, se no non finiamo mai. Stasera, ma la facevo pochino prima. Che lettere la sacchia. Allora. Allora, vado a salutare da parte mia lo studio Digital Sound di Renato Di Matteo, la CS Music e Spettacolo di Roma che mi sopporta, ci seguono. No, è una parola brutta. Vabbè, comunque, li ringrazio sempre. E la mia famiglia, Cusimano e Martorana, la mia ragazza Di Fiore e tutti i Di Fiori di Palermo che a volte me li dimentico, tutti i miei parenti e la mia ragazza, va bene? E allora, signori... Vai, prego. Un bacio al piccolo Gabriele. Al piccolo Antonino, il bimbo di Claudio. E poi mando un bacio ad Ilenia Longi, mi associo. A Claudio Corbaia che domani fa il compleanno, no. Quindi auguri vita in anteprima, ci vediamo domani. Lo mandiamo un saluto al mio figlio ciao Claudio, il nostro assiduo ascoltatore. Sì, signor Claudio. Ciao Claudio. Io volevo salutare la mia amica Lorena Palizzotto. Ragazzi, quando dite voi fate un segnale che io devo dire una cosa. Ah, e mando un bacio al signor Carlo Macaluso. Mi associo. E a Giampiero Macaluso, ciao Giampiero, ti voglio bene. Anch'io. Okay. Sì, posso. Allora, signora, è doveroso da parte nostra menzionare i nostri sponsor. Certo. Se la regia mi dà una mano. Certo, amici, già siamo abituati. Allora, da dove cominciamo? Regia, alla mia sinistra? Ok, allora abbiamo la Villa dei Desideri degli chef Giuseppe Santino Pace. Buono. Con ricevimenti e catering. Poi abbiamo Panificio San Carlo di Brancato Pietro, che si trova in via 27 maggio 23 a Palermo. Poi abbiamo dottor Mirko Maiozzo, biologo nutrizionista, che si trova, dove si trova? Via Eugenio De Miro 61. Ok, grazie signora. Allora, poi abbiamo la cornetteria Ganci, che si trova in via Rocco Iemma 8. Salutiamo tutto lo staff di Ganci con un vostro applauso. Poi abbiamo la ditta Ista Food, che si trova a Villaggio Ruffini, ristorante, pizzeria, pub, gestita dai signori Dario Purpura e Virginia Derelitto, con servizio a domicilio. Poi abbiamo la ditta Nunzio Trinca, Corso dei Mille, con numero telefonico 091 47 65 17, è vicino a Ponte Ammiraglio, vicino a Piazza Scaffa. Signori, scusate. Fatemi fare. Signore e Samuele, noi siamo signorine. Signorine, dico, voi quando cantate che fa? Io canto appresso a voi. Giusto. Il merito al maestro. Vabbè, tu. Se no mi butto, se no mi butta. Tu sei ruffiano. Se no mi butto. Se no mi butto a terra e mi strappo tutto. Di bello. La vedi che spettacolo. Non farlo. E allora poi abbiamo la pescheria Nuova Apertura, Umoriale, del mio amico Salvo Puccio, che si trova in via del Vespro 2, Palermo. A proposito della pescheria Puccio, mandiamo un affettuoso saluto al signor Luigi Morreale, Salvo Puccio, Gabriele Puccio, Salvo Balsano e a tutta la pescheria del mare. Ciao ragazzi, un applauso a questi signori. Poi abbiamo Mr. Big, specialista in taglie forti, dalla taglia S alla taglia 10XL, che si trova in via Aurispa numero 12, Palermo. Ok. Poi abbiamo la flash music del nostro amico Ignazio Caracause. Non è amico, è maestro. Eppure un amico. Amico, maestro. Allora, ragazzi. Allora, cattiveria per cattiveria. Se io mi metto a cantare, guarda, boba. È un talaigario. Mimo. Un sofà. E passo. Dammi il microfono. E passo tempo suonando l'amore, suonando l'amore. Bravo, un applauso a Mimmo! Allora ragazzi, a proposito di cantanti, mentre io
stavo per avviarmi a entrare negli studi di TSB, ho sentito cantare un ragazzino, ma così bravo, bravo, e veramente mi sono fermato ad ascoltarlo. Con questo ragazzino non ha fatto né CD né niente, è un ragazzino che è venuto a trovarci questa sera. Tutto autodidatta. Talmente ci è piaciuto che io stasera ve lo voglio fare conoscere e vi faccio ascoltare, vi faccio conoscere le doti canore di questo ragazzo, veramente mi ha lasciato impressionato in maniera positiva. Lo chiamiamo, ragazzi? Sì. Signori, Gabby Leo. Gabbiuccio, io come dicevo anzi, mentre stavo per entrare, ho sentito questo ragazzo che cantava. Ma dove è spuntoso? Ora tu, per noi e per il pubblico di TSB e qui i signori che ci seguono da casa, ringraziando sempre la signora Barbara, Claudio e tutti i nostri amici e anche Samuel, ci fa ascoltare così dal vivo un brano che tu fai in maniera molto molto graziosa. Quando dici tu ti do il via. 1, 2, 3 Gabby Leo. Non posso mai scordare i tuoi occhi, non posso mai dimenticare il tuo viso, il tuo sorriso mutegni il tuo cuore, ma insieme a te ho trovato l'amore. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola, le tue parole parlano d'amore, morisci di dura insieme a me. Da quando ho ricevuto la tua lettera, vorrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene e come sento solo senza te. Ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo. Grazie, grazie. E bene. Io voglio salutare alla mia famiglia, vai. Alla mia amica Marica e a tutti gli amici. Okay. Poi voglio salutare a Samuel. Appunto di Samuel, non scappare. C'è una persona che ti ha portato qui che non possiamo chiamare velocemente. Ringrazio Fabio. Al mio manager Fabio. Buonasera a tutti. Ciao, intanto voglio ringraziare Barbara che ci ha ospitati qua in questa sua trasmissione. Grazie, al nostro caro amico Samuel Cosimano e tutto questo staff che lavora abbastanza bene, e poi ci saranno molti progetti per lui. Speriamo che vengano. Scusate, sono anche io emozionato perché è la prima volta che sono in queste telecamere. Però ci crediamo. E siamo convinti che porterà emozione a tutti voi. Grazie ancora. Voglio anche ribadire che voglio salutare a due cari amici di Rercara Friddi, che Salvo Neri e Salvo Di Marco, che sono anche stati già qua in trasmissione. Li ringrazio, tutta la mia famiglia Cimino e gli amici che ci conoscono. Ok, Fabio, un grande in bocca al lupo per te e per questo splendido ragazzo Gabbile. Io ti auguro di incontrarci nelle feste di piazza, ti auguro tanta tanta fortuna. Alla prossima, Gabby. Ciao Fabio. Io invece volevo ricordare una cosa. Stasera qui con noi doveva esserci Vittorio Ricciardi, siccome sua moglie ha partorito, quindi è diventato di nuovo papà, quindi andiamo a fare gli auguri e auguri un applauso. Quindi ciao Vittorio. E mandiamo un grosso bacio alla famiglia Corrao, che siamo molto amici. Ok, ci associamo a questi saluti. E allora, adesso noi andiamo avanti con lo spettacolo. Allora, noi dobbiamo chiamare un signore, c'è un ospite che ci è venuto a trovare. Dove da Catania. Da Catania. Lo chiamiamo subito? Sì. Signori, per voi, Franco D'Amato. Ciao Franco. Buonasera. Mettiti qua Franco. Ciao bella. Buonasera. Ciao bello. Buonasera. Ciao Franco. E allora Franco? E siamo qua. Grazie per la tua visita. Grazie a voi, la signora Barbara. Salvo Candurra. Facciamo che fortemente. Salvo Candurra.
Salvo Ventura fortemente avvenuto Franco Amato al TSB, chiamato la signora Barbara. Devi andare a cantare a TSB, devi andare nella trasmissione Canta in Libertà. Cantare in Libertà. E noi siamo lieti di averti qui questa sera. Ma io amo Palermo. Voglio mandare i saluti a tutti i comitati di Palermo che organizzano per noi in tutta la Sicilia, all'estero e in tutto il mondo. Allora ancora un applauso per tutti i comitati di Palermo. Questo con il cuore, un bacio con il cuore da Franco Amato. Allora Franco, certo sì, a tutti quanti. Evviva la Sicilia! Forza, forza Palermo, forza Catania, forza Sicilia. Allora Franco, cosa hai preparato per stasera? Allora io ho portato il mio primo singolo di Indanacella e il secondo che è uscito da 2 mesi, mi sembra, 2 o 3 mesi, su Testiello con te. No, con te no. No, io siccome sei scherzoso, tu sai, io su Testiello con te. Vabbè. Poi volevo, posso fare l'ultimo annuncio? Sì, certo. Mi ho comprato una sala di incisione a Catania, la Wave Studio Rec. Volevo salutare tutti i miei collaboratori, da Savotucci, Alex Magri, Davide Arezzi, a Tino Marchese, che è il mio arrangiatore. Sì, chi scusami, Gandhi. Tu sei venuto pure, ti ho detto Tino nella mia sala, e l'ha portato Alex Magri. Grande, ti ho detto Tino, palermitani. Sì, palermitani, sì, palermitani doc. Vabbè, Franco. Se la regia è pronta, Bacio alla mamma, un bacio alla mamma, se no mi dà botte quando mi ritiro, se no la saluto. Ok, signori, Franco D'Amato. Più bello con te, su destino con te, mano a mano così ci vediamo senza paura, come fai innamora, ormai fai parte di me, come amo mano in mano, amo noi lontano, fatto ancora così, batte sempre di più, come fossa prima volta. Ci guardammo e te, ci capimmo e te, e passammo giorni insieme senza ci stancare. Ma sei bella così, sdraiata in coppa sta sabbia, che capilla rapogliata assomiglia a una stella. Su queste stelle con te, mano a mano così ci vediamo senza paura, tu mi fai innamorare, ormai fai parte di me, camminiamo mano in mano, amo noi lontano, fatto ancora così, fatto sempre di più, come fosse la prima volta. Ci guardammo e te, ci capimmo e te, e passammo giorni insieme senza ci stancare. Come sei bella tu stasera, sotto sta luce che sta nuvola. Stelo con te, mano a mano così, ci perdimmo senza paura.
Caro Franco, spero questo scritto ti giunga in ottima salute, come così ti posso dire di tutti noi. Sai, mi sveglio al mattino dopo aver sognato di te, illudendomi di stare fuori da questo inferno. Poi mi rendo conto che la realtà è questa, e allora mi sale un nodo in gola. Ma devo stare su, pensare ai nostri figli, parlare di te, del loro papà che li ama tanto e che presto tornerà da noi, e finalmente saremo tutti insieme, felici per sempre. Sì, amore mio, mi manchi terribilmente, e manchi tanto anche alla tua mamma, che piange tutti i giorni, vuole riabbracciare suo figlio. Una cella a questo cuore mio che non trova pace, ma svegno un coppo pietà sapo di tutte tue, ma piccio una sigaretta per far passare su tempo, ma mi accorgo che questo tempo non può passare. Ma già saccia da questo tempo un giorno passerà, ma che ci faccia fare non ci pensare, sono vecchiosa a cari da sti quattro muri, a tutte le urne mi metto a pregare che noi non esco fuori alle belle. La mia stanza è che viene a me trovare, e che sto coro mio faccio a ballerà, e che sto coro mio si vuole assegnare. E mo che scendo solo si fa buio dentro me, una lacrima mi scende perché sto pensando a te. Guardando alla finestra una stella brilla in cielo, pensando che una mamma che ogni forza mano sta, che penso figlio suo Dio, ma quando mi fa abbracciare mamma? Mi giro e mi rigiro, ma io stungo sempre qua, io stungo sempre qua. Ma tu ci faccia fanavo non ci pensavo, son vecchiosa a cari da sti quattro muri, a tutte le urne mi metto a pregare che noi non esco fuori alle piedi. La mia speranza è che viene a me trovare, e che sto coro mio da gioia ballerà, e che sto coro mio Saccia già la visto cuore mio quando è stunga libertà. Se vorrà segnare come soffrite questo mio, mi manca voce mamma, mi manca moglie e figlio mio, Dio non ci ha abbandonato. Brano toccante. Complimenti, brano Franco. Toccante. E Tinta le celle con lei che mi ha dato un po' di popolarità. Questa. Allora, un po'. No. Un po'. Allora, cioè, Franco, scusa, noi tramite questo brano Linda Nacella salutiamo con grande affetto e con un pronto ritorno a casa tutta la fascia del silenzio. E un affettuoso saluto a tutti gli ammalati con una prontissima guarigione. Ancora un applauso.
Franco, complimenti per queste due brane. Grazie. Io ti auguro tanta tanta fortuna, perché grazie, veramente grazie, sei bravo. Io dico sempre di essere umile. Questa è la prima cosa l'umiltà che si deve avere. Di un artista neomelodico, prima di tutto, innanzitutto. Ma ci mancherebbe altro. Io penso di essere un ragazzo umile. Ringrazio nuovamente voi, ringrazio Cantare e Libertà Barbara della signora Barbara. Claudio. A Claudio che mi ha chiamato, dove sei Franco Amato? Vieni, un bacio a Claudio, un bacio a tutto lo staff, anche quelli sono dietro le quinte che lavorano okay per noi. Franco, io vi ringrazio, grazie a te. Alla prossima. Sicuramente sì, chiamate Franco Amato. Con arriverà grande piacere, grazie. Bene, per la tua visita. Grazie. Ciao Franco. Allora, scusate raga, mettiamoci d'accordo, sennò mettiamo il campanello okay come rischia tutto. Okay, parlo prima io. Ah. Parla, vedo se la padrona di casa. Mando un bacio a Ignazio Barone, mi associo, a Francesco Speranza. Devi andare saluti, Sam? Così accorciamo. Ah, un po' Xino, c'è allora, dove eravamo rimasti? Allora, Virginia e Dario Purpura, Salvo Di Marco, Roberta, Sabina Oliva, tutta la famiglia Rizzo di Bagheria, Carmelo Morana, il mio barbiere, Francesco, sempre di Bagheria, Carmelo La Rosa di Villabate, Giorgio di Bagheria, Letizia Delfini, Antonino, Toni Rubio, sempre di Bagheria, Salvatore Rubino del Romagnolo, Giuseppe Riva e tutta la famiglia Lorenzo Romano di Palermo. Lo sai che scusa, lo sai che mi sembra questo un foglio raspi, sai che mi ruota mia moglie, ogni giorno. Io non ho bisogno. Ah, no, tu sei microfono. Io volevo salutare la mia amica Lorena Palizzotto che mi sta seguendo da casa e tutta la sua famiglia. Ci sono dei che saluti e poi farlo, tieni giù. Allora, un saluto a Carmelo delle Olive e alle staff del mercatino di del Viale Regione Siciliana. Ci associamo anche a questi saluti. Allora ragazzi, sempre col vostro permesso possiamo andare avanti con lo spettacolo con la bravissima Marika che ci fa ascoltare Che emozione. Marika! Anche se piccola d'età, non è sbagliata, ci prova, vuoi uscire? Per la prima volta per amore, tu che sei bello più di me. Parlano tutte sulle te, ma stasera fuori a cena ci saremo solo io e te. Che emozione vederti arrivare. Darti per ore è la prima volta mia in amore, che non finisce qua questa mia favola con te. Per favore non andare, voglio vivere solo con te. Che emozione vederti arrivare, mi prendi per mano. Stop.
Monica! E siamo qua. Allora, signori, io devo salutare una signora che ci viene a trovare ogni settimana, la signora Alessandra. Facciamo un applauso. E il suo gruppo. E poi voglio mandare un saluto a un grande maestro di pianoforte, lo zio Michelino Ferrara. Facciamo un applauso. E invece io mando un bacio al mio tastierista di mia sorella, Ignazio Caracausi, che ci sta guardando. Ciao Ignazio! Noi diciamo Ignazio, ahi na, mangiamo. Ciao Ignazio! È bello. E allora, come i toscani che si mangiano la C? Poi se c'è tempo per raccontare una storiella che mi è successa a me quando ero militare, come? Falla, che mi fa impazzire, falla. Ma possiamo? Allora, militare ero, lo sapete i baresi, la pronunciano noi. Allora, si litiga un palermitano e un barese. Chi se lui si ammazzolena in terra, con palermitano scatto, lo prende per il collo e lo stringe. Il barese mischino tenta di fa, les, intendeva dire là, se vuoi dopo palermitano, poi noi diciamo, io chiamo cane. E allora, adesso è il turno di Seri. Sì. Ti fa ascoltare? Vado via. E noi ce ne diciamo, andiamo via. Ok, signori, Seri Vitrano. Voglio restare da sola perché quest'amore un amore non è. Non sento battere il cuore nemmeno la notte nel letto con te. Non tengo manco coraggio e tu dicere in faccia che amo a da ferni. Quante promesse m'ha fatte non ne mantenute bugiarda così. Voglio restare da sola, non voglio manco più a me. Perché sono stata una scema, resta insieme a te. Cambi per stare con me, ma non te credere nessuna, stavo te decise non torno con te. Quanta minaccia mi hai fatto, mi hai sempre battuta e non saccio perché. Ma che stasera so forte, non tengo paura e fa guerra con te. Io che ti amavo davvero e tu non l'hai mai capito. Ti è che sempre aspettate e te ricere basta, stavo te. Ok. Marica, vieni qua e dobbiamo salutare i nostri due fedelissimi. Ah. Nino Gnoffo, lo Juventino. No, questo lo saluti tu. Un amico. Io che sono Juventino. Allora, Nino Gnoffo, lo Juventino e Gatto Nero l'interista. Ciao ragazzi. E poi un attimo, signori, dobbiamo mandare un saluto a tutti i comitati di Palermo. Grazie.
associo. In particolare a San Michele Arcangelo e i miei amici Domenico Pizzottando, Totò e Giuseppe Mazzanares, Lullo, Andrea Gianni e Piero e Mimmo Catalano, Totò Piduzzo, Giovanni Giovannino Palumbo, Niele, Giuseppe e Daniele Marotta. E poi un saluto per i miei cugini, Patrizia, Franca, Lia, Palumbo e Giovanni Traina. Ciao ragazzi, ancora un applauso. Ecco, io volevo specificare che lei è juventina, io sono in Va bene, e un saluto alla mia amatissima Ballarò. Ciao Ballarò e ciao Alberghieria. Faccio pure due saluti da Rosa. E un bacio a tutto il villaggio. Ok. Santa Rosalia, giusto? Bellissimo. Ci ho vissuto, quindi per me è importantissimo il villaggio Santa Rosalia. La famiglia, la Monica, Angela e tutto lo staff dei pupi di Bagheria, tutti i miei colleghi della Medical, grazie, Elena Scavone, Loredana Vinci, Masier, Giuseppe Lica, Chiara Scibona, Marco Davì, Maria Coppola e Paoletta, non dimentico nessuno, esatto. È un bacio a tutta Trapani. Non dimentichi nessuno, qua c'è qualcosa. No vabbè, dopo, questo è dopo. Ecco, se ti scordi qualche bottiglia detessiva. Allora signori, possiamo andare avanti con lo spettacolo? Questa sera è venuto a trovarci un ragazzo che ha un genere rock, quindi una cosa inedita per il nostro programma. Mimmo, scusami se ti interrompo, non ti interrompo più. Esatto. Abbiamo qua da un bel pezzo, non l'abbiamo fatta entrare. Ah, l'amica tua, buonasera signora Agata. Buonasera signora Agata. Come va, a posto? Sì, tutto bene. Ok. Sono contenta quando... Perché la signora Agata si è esibita mercoledì scorso ed è un'ottima ballerina. Facciamo un applauso. Grazie. Allora, dicevo, ci è venuto a trovare un ospite, lui con genere rock, quindi è una cosa inedita per il nostro programma. Io, sia per curiosità, sia perché a me il rock piace... È un bravo artista, lo invitiamo subito. Cantautore. Cantautore pure, ok. Il microfono non l'avevo. Ciao Samuel. Scusa, l'ho detto Salvo Chiappe perché l'ha presentato, ma è serie senza microfono. Si sente. Vabbè, ancora un applauso per Salvo Chiappe. Buonasera, l'avete sentito, no? Allora, io voglio ringraziare Barbara per avermi invitato. Per questo invito, sì. Voglio salutare tutti quelli che ci stanno seguendo intanto. Cosa dire? Per ora sono con una trasmissione che si chiama Spazio Musica in tutte le TV locali di tutta Italia. Sì. Poi per il resto è uscito un nuovo video di cui adesso ne sentirete la musica. Non abbiamo avuto tempo di dirlo. Grazie. Niente, volevo presentare proprio questo nuovo video, questa canzone. Più che il video, la canzone. A te la scena, Salvo Cappi. Grazie. A che serve rifletterci sopra oramai? A che serve far finta di essere eroi? Siamo deboli ormai, siamo schiavi di noi. A che serve tornare col senno di poi? Se hai tradito una volta lo rifarai. Mi fidavo di te, eri tutto per me. E non serve oramai tutto il fascino che hai. Non si gioca in amore, lo sai.
bruciare quelle foto che ti ho fatto, insieme all'uomo che ti sei portata a letto e alle lenzuola dove ci hai stampato sopra con le labbra il tuo rossetto. Impietosirti e supplicarti a ritornare, per poi trattarti come fossi un animale, e dopo averti dato sesso senza amore, invitarti a scomparire. Soltanto adesso ti permetti di gridare che quel che hai fatto è stato solo un grande errore, e piangi sola chiusa in casa mentre invano chiedi scusa a chi con te mirava sola un'altra cosa. Con te illusa, a che serve oramai fare a meno di lui? A che serve voltare una pagina in più? Dentro il libro lo sai c'è la fine di noi. A che serve strappare le foto in cui ci baciamo nei posti in cui tornerai? Ma stavolta con lui che ti serve lo sai? A scordarti di noi, sempre noi, solo noi. Ma che serve oramai far soffrire anche lui? Non è normale che si scorda un grande amore, non è concreto da potertelo guardare. Non puoi toccarlo se lo vuoi, non lo dirai mai. Ma è troppo grande da distruggere, lo riportare con la forza indietro il tempo, per cancellarti in ogni singolo momento. Grazie. La prossima canzone si chiama Chiara, è una canzone più fresca, più estiva. Finito e puoi pensare a te.
dentro il cielo più grande che ho. Chiara, con te ogni giorno una storia, e non mi ha mai per niente fatto paura l'avventura che io vivo con te. Sono conto di te, adesso è tutto chiaro, c'è la vita per me, la vita mi è più chiara, se ho capito. Grazie. E allora i miei vivissimi complimenti. Non è hard rock, ma è rock. Rock comunque, hard, sì. Sei stato grande. Ma il duetto con il signor Cappi. Abbiamo il duetto pronto. Con chi? Con il signor Salvo Cappi. Non ho capito. Abbiamo il duetto. Ah, avete un duetto? Sì, sì, ma intanto io mi fai non ricordare più nessuno. No, io ha tanto insistito Samuel per questo duetto. A voi la scena, signore. Grazie. Adolescenti ed hanno già un rossetto ed un amore per strapparlo via, via con un bacio. Sopra i banchi della scuola accanto ad un quaderno c'è anche uno zaino ed un telefonino e un ti amo. Mentre in classe spiega il professore o seduti a terra alla stazione, li può annusare solamente qua questi fiori della nostra città. Vuoi un ciel palermitano? Come allora non c'è nessuno. Assettate un coppe panchine, mezza piazza pulite ama, case base innamorate. Camminando per via Roma, guardo le vetrine, cammini con girano in coppa un motorino. Vuoi un cielo palermitano, vinto coro su piezze pane, se o sai prendere te puoi mangiare. Sognano un amore vero e il loro desiderio è sempre quello di fuggire via, via, lontano. Sanno di venire a amare contro il suo dolore, ma poi si perdono nelle poesie su un diario, mentre casse spiega il professore o in estate quando si va al mare. Sono attrazioni della mia città, monumenti di sensualità. Vuoi un ciel palermitano, come a loro non c'è nessuno. In via Principe di Belmonte si nascondono come amante, quando a scuola fanno vino. A Mondella tu Mario solo non manca mai. Vuoi un ciel palermitano, rinta l'acqua sua farina, fa fa pane che sta città. Oh, ma allora non c'è niente.
Grazie. Ben messo? Una cosa che non alla fine questo tram è venuto vero, lui 10 anni fa ha scritto questa, 10 anni fa o forse di più, 11 anni? 2010 mi sembra che... Sì, però 2009 tu me l'hai consegnata. Ok, vabbè. Esattamente, vabbè, come memoria sono... Devo dire una cosa, dico se qualcuno dico, vorrebbe imitare la voce di questo signore, ci pensassero vuoto, perché veramente ha un'estensione di voce stupenda. Grazie, grazie. E allora signori, io volevo mandare un saluto ai comitati di Via Mendola e Corso Pisani e a tutti i miei colleghi della Reset, ancora un applauso. Allora ragazzi, io a questo punto, come dicono gli abitanti di Bogotà, adesso un po' di pubblicità. Up with it girl, rock with it girl. Stanchi di gustare sempre le stesse cose? Ti trovi nei paraggi? Tranquilli, c'è la soluzione. Ganci, in via Rocco Iemma numero 8, di fronte al Policlinico. Ganci, bar, cornetteria, gelateria, rosticceria, gastronomia e pasticceria. Inoltre, ti offriamo anche un servizio ai tavoli. Qualità, professionalità, serietà, con personale specializzato. Si accettano ordinazioni di pizza, sfincione e rosticceria mini. Vi ricordiamo che ci troviamo in via Rocco Iemma numero 8, di fronte al Policlinico, Palermo. Per contattarci non esitare a chiamare il numero 091 25 24 751. Dagaci, quanto mangi spendi? Mangi bene e spendi poco. Qui da Ganci, vi aspettiamo in tanti! Trasforma i tuoi sogni in realtà. Prenota subito i tuoi momenti speciali alla sala ricevimenti La Villa dei Desideri Ex Favorita. Matrimoni, compleanni, comunioni e qualsiasi evento alla Villa dei Desideri diverranno per te e i tuoi cari momenti unici e indimenticabili. La magica accoglienza della location e i menù curati dallo chef Giuseppe Pace saranno la cornice ideale dei tuoi eventi. La Villa dei Desideri Ex Favorita, sala trattenimenti e servizio catering. A Bagheria, in Contrada Bella Cera 2, nei pressi di Santa Flavia. Per informazioni telefono 327 733 9225. La Villa dei Desideri, i tuoi. Trasforma i tuoi sogni in realtà. Thank you.
taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati? Il gelataio! Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Gelato artigianale senza aromi artificiali, da mangiare subito o da portare via. Gelato senza glutine, gelato ipocalorico, torte creative, frappè, waffle, crepe, semifreddi. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Il gelatiere, dal 1987 a Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip. E adesso anche al chiosco in Piazza Indipendenza, a due passi da Porta Nuova. Giugno pazzo, dove? Da Esigenze e Mr. Big, specialista in Treforte uomo donna, fino alla taglia 90, 20, 30, 40 e 50%. Quindi non aspettate, noi ci troviamo a Palermo in via Vispo numero 4, 6, 8, 10, 12, 14, tutte le domeniche siamo aperti, vi aspetto numerosi come sempre, giugno pazzo e siamo noi! Rizza Food, veniteci a trovare in via Padre Rosario da Battanna, numero 18, Palermo. Vi ricordo che siamo anche su Radio Reporter tutti i giorni alle 11 e in replica alle 15. Seguiteci su Facebook e su Instagram. Per qualsiasi informazione chiamatelo 091 671 6892 oppure il 320 46 17 797. Buona giornata da Virginia e da Rizza Food. Esa noche que parece ayer. Hola, me acuerdo de ti. Traste una barra llenando ropas. Me dijiste ven, ¿qué te puedo ofrecer? Y ahora tú me besas sin pedirme si yo te quiero amar. Me abrazas y me dices de mí tú no te vas. Y sabes confundirme, un hilo entre lo verde. Yo me dejo llevar. Vámonos de acá. Eccoci di nuovo qua, ma non sento applausi, come se ne andate? Sono tutti fuori, sto fumando la sigaretta. Io alla prossima puntata mi metto una bella tromba e così non ne spendiamo nulla. E allora io ho un saluto per la signora Taormina di Falsomiele. Buonasera signora, un bacione. Ciao. E un bacione al mio amico e collega Vito. Ciao Vituzzo. Ok, dovete fare saluti? Ancora le coppa chiama. Scusami, quello da te. Ok. Dove eravamo rimasti? Ah, per la sera. Ok, quindi vado a ringraziare, vabbè, già questi l'ho fatti. Giacomo Caracappa, Stefano Fasullo, Enzo Lupo e tutta la famiglia e gli amici di Monreale. Salvo Marchese e Angelo, sempre di Monreale, Vito Biondo, sempre di Monreale, Davide Marino e Mario Cassarà. Poi ciao Mario. Anna Melina, Veronica Cicala e Rosario Cannatella, Rosa Scaffiti e famiglia, Filippo Scrima e tutti gli amici di Via dei Cantieri, Maria in Cagnone, Francesco Maiocco di Gemio Cugino e tutti gli amici di Ficarazzi, Simone Pirello, Walter e Vincenzo D'Amico. Io ho finito. Devi fare salute? Devi fare salute? Allora... Ah sì, ora sono tutti gli amici di Facebook. Salutiamo gli amici di Marica, tutti gli amici di Facebook. Allora, quando dite voi, io annuncio il prossimo ospite che ci è venuto a trovare direttamente da Catania. Allora, signori, questo ragazzo ha lavorato con me in diverse feste di piazza. Via Mendola, San Michele Arcangelo, Ballarò, riscuotendo un enorme successo. Io l'ho definito il piccolo grande uomo della canzone partenopea. E con grande piacere questa sera ve lo presento subito. Signori, per voi il bravissimo Matteo Milazzo. Grazie, grazie. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Matteuccio, io ti ho definito il piccolo grande uomo della canzone partenopea. Un saluto a papà, come si chiama? Salvatore, Salvatore. Ciao Salvatore, compare Salvatore che fa tanti sacrifici per questo ragazzo. Comunque ne vale la pena. Dicevo, io ti ho
ti ho nominato il piccolo grande uomo della canzone partenopea, perché io ti conobbi tanti anni fa, hai sbalordito una piazza con il tuo repertorio. Io questa sera ti ho visto con tanto piacere. Che cosa questa sera per noi cosa hai preparato? Faccio ascoltare per primo brano Bambola, Bambola. Ok, se vuoi possiamo iniziare subito, ti farò qualche saluto, Matteo. Sei bellissimo. Come sempre, grazie. Come sempre, come sempre salutiamo tutta la bella Palermo, i comitati, tutti quanti. Ok, va bene. Andiamo. Quando dici tu, noi, se la regia è pronta, signori, per voi, Matteo grazie. Milazzo. Maglia scollata, rosse come piace a lui, vesti alla moda, mondo manco niente d'armadio, rossetti smalto, solo come tu ce l'hai, nel tuo quartiere tutti sanno i fatti tuoi, sanno guaglione, catte te fa sbattere il cuore. Sei maliziosa, tu ma non dai conferenze, tu suona chi le viene, aspetti solo quel momento quando ti innamora. Bambola, col fisico perfetto da fatta mamma, sogni le copertine, tu non puoi studiare, hai scuola professione fatta innamorare, hai 10 d'amore. Bambola, sul tuo banco di scuola scriva morita, te può dar solo una serata. Sai che succede quando io non vengo a sapere, la bella radio che li dedica sotto te, tu sei una stella ma il tuo cuore suede una chiella. Che l'accompagna, l'aspetto sotto casa, se quando sa da ridirà. Bambola, col fisico perfetto, da fatta mamma, sogni le copertine, tu non vuoi studiare, hai scuola professione fatta innamorare, hai 10 d'amore. Bambola, sul tuo banco di scuola scriva morita, quel tuo desiderio,
È troppo tempo che aspetto qui solo. Voglio far amore ma senza pensare che tutto finirà come sempre. Come si bello questo occhio di nido. Dicono tutto senza mai parlare. Quelle espressioni mi fanno morire. Manca una pioggia fredda quando sto senza te. Quando sto insieme a lei, ma so più male quando tu stai con lui. Non saccio vivere senza più averti qui. I tuoi sorrisi sono tutto per me, ma voglio stare ogni giorno con te. Accarezzare i desideri che hai, che sono uguali ai miei, ma quanto amore sei. Se vuoi, immagini scorrono in questo silenzio, troppi ricordi dentro a questo vento. Resto a pensare che forse un ti amo potevo salvare quest'amore. Le tue parole risuonano dentro e le tue foto che sono un tormento. Ma sono sicuro tu pure a me scino ti venga a pigliare. La pioggia fredda quando sto senza te. Quando sto insieme a lei, ma so più male quando tu stai con lui. Non saccio vivere senza più averti qui. I tuoi sorrisi sono tutto per me, ma voglio stare ogni giorno con te. Accarezzare i desideri che hai, che sono uguali ai miei, ma quanto amore sei. Per me, ma voglio stare ogni giorno con te, accarezzare i desideri che hai, che sono uguali ai miei, ma quanto amore sei, se vuoi, se vuoi. Ora sveglio ridoletta a ricordare, con occhi che non hanno più coraggio per guardare. Ma l'ho capito adesso che ti ho perso. Non so con niente se sto senza te. Mi dici che non hai più voglia di parlare, che non potevi immaginare di stare così male. Ma credimi te lo ripeto ancora, che il lavagliolo non è niente per me. Se mi va bene tu non dimenticare sti parole. I senza te un verso senza canzone, senza te una strada senza quartiere, senza te un fuoco senza calore. I senza te ti giuro mi manca l'aria, senza te un cielo senza un sole, senza te una festa senza guaglione. Ma quando soffro sto cuore, mi senza te non ha più senso se sto senza te. Con modo pazzo vago solo per la strada, cercando qualche faccia amica, scambia qualche parola. Ma che la cama ci sento dirigere, un tradimento no, non si può mai scordare. Rimango sotto il tuo portone ad aspettare, un cenno tuo per farmi entrare, un terzo per spiegare. Tua mamma scende e dice lascia stare, sta troppo male, ma non ti voglio parlare. Si muovo bene, allora siento buono sti parole.
distanze del universo senza canzone, senza di una strada senza quartiere, senza di un fuoco senza calore, senza di, ti giuro, mi manca l'aria, senza di un cielo senza un sole, senza di una festa senza guaglione, senza di, ma quando soffro sto cuore, senza di non ha più senso se sto, senza. La felicità vera che il capillo mira pariva in un giornale mo di attualità, la stivia verso la via e che è disposta a tutto pariva e spugna un ritocchino se non taglia a tira là la testa così bionda che più bionda non la può fare, esagerata non è che combinata pariva mo di asciuti da pubblicità, è reputato, mamma te ne è svenuto, non t'hanno conosciuto, tu non sei chiuso, quinta di seno, io non veno meno, rice risuscitato per il morro, non si vantene, sta folla in mezzo scala, tutto vuole sapere se attrice va chi è, un film fa. Il lo sorriso cade di un solo tu, mare, quegli occhi verde mare, amo su una notte non mi fanno più, quando buce sono buci, diceva Hollywood di arriva, ma stai qua, tu resti la velina di mamma, tu può fa, il mondo è troppo grande, tu non solo non lo può fruttare, esagerata, non è che combinata, pare che voglia asciuti da pubblicità, è reputato, mamma te ne è svenuto, non t'hanno conosciuto, tu non sei chiuso, quinta di seno, io non veno bene, rice risuscitato, meri di morro, non si mantene, sta folla in mezzo scala, tutto vuole sapere se attrice ma chi è, non fighi il mamma. Rice risuscitato, Marilyn Monroe, non si mantene, sta folla in mezzo scala, tutto vuole sapere se attrice ma chi è, non fighi il mamma. È sempre un successo lavorare con Matteuccio. Grazie, grazie mille. Matteo, devi salutare due comitati che ti vogliono tanto sì. bene. Via Mendola, Via Mendola e San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, Ballarò, ci vediamo presto. Cazzavanni e tutti i miei amici. Vediamo tutti quanti. Ok, Matteo, alla prossima. Grazie mille, io ringrazio la famiglia. No, senti qua con noi. Vuoi stare con noi, Matteo? Con piacere, ok. Siete, Matteo, facci i compagni ancora. Allora, signori, noi dobbiamo andare al ritmo di Formula 1, quindi cedo il microfono a Seri e Marica che ci fanno ascoltare e Vombruia. Ah, me lo posso prendere? Lo tenete. Ok, forza ragazzi, a voi la scena.
sai che non stai bene. Lui sta giocando con il tuo cuore. Sei mia sorella, lo sai, con me puoi parlare, ti puoi confidare. Se ci incontriamo è soltanto penore, perché gunate se vera ancora. Vorrei lasciarlo per sempre, ma non lo so fare, mi faccio del male. Ti chiamo ancora il male. Adesso è il turno di Samuel con il brano Mi hai fatto innamorare, ma ci sarà la coreografia della signora Agata. Chiamala, che noi la invitiamo. Signora Agata, si accomodi. Ok, signore, io vi lascio la scena. Se ok? Noi dietro. Ok, ok. A frappè. Samuel e la signora Agata, complimenti. Passi riva al mare, mentre più lento io mi avvicino a te. Con uno sguardo si ferma anche il mio cuore, trema la voce se parli un po' con me. Tu sei speciale, sei bella da morire, sei esattamente come piace a me. La pelle scura, quegli occhi come il mare, come vorrei far l'amore con te. Mi hai fatto innamorare, sei tu la mia ragione, non voglio vivere senza di te. Mi hai fatto innamorare, e se farai l'amore, sarà più bello sognare con te. Mentre mi stringe mi dici ti amo, mi sento già più spagnolo di te. Mi hai fatto innamorare, non sai come fa male immaginarmi senza te. I'm
te. Complimenti signori! E allora, un attimo di attenzione, posso parlare? Sì. Posso? Certamente. Allora, voglio ricordare i nostri telespettatori, signori che sono in sala, domenica 15 luglio, ore 17.30, ci sarà la replica di questa puntata. È un festino! Già. Noi siamo il festino, no? Vabbè, dico, penso che qualcuno a casa rimarrà, quindi. Quindi io mando un saluto a mia madre, a mia suocera e tutti i miei nipoti e tutti i miei amici. Voi potete mandare... Saluti Matteo. Matteo, ci vuoi mandare saluto? Dai il microfono a Matteo. Come sempre saluto tutta Palermo, tutta la Sicilia e tutti quanti, dai. Ok, mandiamo un saluto sempre ai nonni Matteo e alla nonna Ina, al nostro amico Giacomino che è puntualissimo nelle nostre puntate, al mio figlioccio Claudio, Barbara Cicala, Claudio Vitrano e tutto lo staff di TSB. Un applauso. Grazie ancora, un saluto a tutti i nostri sponsor. Detto questo, Mimmo Augusta e il mio staff vi dà una buona serata. Ciao a tutti! Ciao!